Carissimi fratelli, carissime sorelle in Cristo Gesù, porgendo a tutti il mio affettuoso saluto, voglio anzitutto esprimere la mia gratitudine a Don Cesare, a Don Angelo, a tutti i sacerdoti del decanato per avermi rivolto per tempo questo speciale invito a celebrare con voi i 450 anni della nascita di questo santuario di fatto, perché il santuario nasce dal miracolo visto dalle due donne. Sono infatti particolarmente commosso di essere oggi tra di voi e voi forse non lo crederete, nonostante i molti impegni di un arcivescovo, ho atteso questo momento con grande trepidazione. Avevo grande desiderio di ritornare in questa terra, in questo santuario in modo particolare, perché, come ha accennato Don Cesare, c'è una fase della mia vita che è stata particolarmente legata a questa terra. Mi riferisco agli anni 59-61, in cui, su invito dell'Azione Cattolica Diocesana, io ed altri amici di Lecco siamo regolarmente venuti tutte le domeniche per fare un po' di catechismo e per giocare un po' con i bimbi, soprattutto nella Val Cavardia, ma anche qui in Valsolda, e io in particolare sono stato più domeniche a Albogasio e a San Mamete. È un ricordo molto bello per me, perché è stata la prima volta in cui ho capito una cosa molto importante a cui Don Cesare ha fatto un poco riferimento, che quando uno fa l'esperienza di una cosa grande, di una cosa bella, di una cosa vera, non riesce a tenerla per sé, è spinto a comunicare, come i nostri ragazzi che fanno il tifo per le diverse squadre, e quando la squadra vince sono tutti contenti, come l'altra domenica non si poteva dormire in Piazza del Duomo in Arcivescovado, perché nonostante fossimo a Milano era pieno di juventini che gridavano e saltavano e cantavano, cioè comunicavano la loro gioia, la gioia per una cosa bella. E allora io, in quei due anni in cui con gli amici venni tutte le domeniche per un piccolissimo servizio, che era più il tempo del viaggio, dell'andata e del ritorno, che quel che si poteva passare con i ragazzi di allora e con i sacerdoti, tra cui ricordo in maniera intensa i Don Stanziani su in cima a Cavardia, ma capì per la prima volta che la bellezza dell'incontro con Gesù non poteva restare una cosa chiusa in me stesso, ma dovevo comunicarla. Anzi, la parola dovevo è sbagliata, veniva naturale comunicarla, perché appunto le cose belle traboccano, escono dalla persona dentro la vita quotidiana, come fu nel 1562, quando le due donne dissero a tutti: la nostra Madonna piange. La nostra Madonna è raffigurata come la Madonna addolorata, come la Madonna della pietà, come la Madonna che tiene in grembo Gesù deposto dalla croce. Voi sapete che
lungo la storia gli artisti non hanno mai cessato di riproporre questo grande tema. Pensate alle Pietà di Michelangelo, per citare le più famose. Perché? Perché questo gesto della Santissima Vergine è passato nella storia come l'espressione più elevata della pietà umana di fronte al dolore. La mamma, la madre, che abbraccia il figlio morto, orribilmente segnato dalla passione, pieno di piaghe, con il corpo devastato, e con l'amore tenero del suo abbraccio già in un certo modo vince la morte. Morte che, come ci ha ricordato San Paolo, sia nella prima lettura che nell'epistola, è stata effettivamente vinta. Mi hanno molto colpito, leggendole attentamente ieri sera, le parole della supplica che poi faremo insieme, no? Alla fine della Santa Messa. Ci sono due espressioni che mi hanno molto impressionato. La prima definisce la Madonna regina dell'amore e del dolore. Come è vera questa espressione? E noi non vorremmo sentircela dire, perché soprattutto in questa epoca storica noi non vogliamo sentir parlare di dolore, di prova, di sofferenza, di morte. Noi, dicono gli intellettuali, quelli che scrivono su tutti i giornali, rimuoviamo la morte, cioè ci comportiamo come se questa cosa non esistesse, anche quando muore qualcuno che conosciamo, ecco, e col passare degli anni questo avviene evidentemente sempre di più, è come se la cosa sì ci tocca, ma fino a un certo punto diventa una cosa impersonale, no? Che non ci riguarda in prima persona, si muore intorno a me. Qualcuno muore intorno a me, qualcuno soffre intorno a me, ma finché non sono io. Invece, con grande realismo, la nostra preghiera ci fa capire che la vita è fatta di gioie e di dolori, sempre, inevitabilmente. Il sacrificio non può essere tolto dalla nostra vita, ma, ecco il vero punto, il sacrificio diventa solo una condizione che, se è abbracciata dall'amore, viene dall'amore stesso trasformata e orientata al bene grande e ultimo della persona. E qual è l'esempio più clamoroso e più importante di questa realtà, che il dolore, la sofferenza, il sacrificio non sono l'ultima parola, ma sono una condizione attraverso la quale si passa per affermare la vita? È proprio la risurrezione. Ecco perché nella prima lettura, quando Paolo si difende di fronte al re, dice: ma per quali motivi qui taluni mi vengono a dire che l'uomo non può risorgere? Sembra di essere ai nostri giorni. Anche ai nostri giorni molti credono che questa affermazione centrale della nostra fede sia una specie di scappatoia. Una volta ho discusso alla televisione con un grande intellettuale molto famoso, ancora oggi molto famoso, di questo tema, e mi ha detto: ma voi cristiani siete degli imbelli, dei pusillanimi, della gente che ha paura, avete paura di morire, avete tirato fuori questa favoletta della risurrezione, è meglio guardare in faccia le cose,
si viene dal niente, si finisce nel niente, quante storie. Ma come cambia la vita, amici, se io credo nella risurrezione che è Gesù o se non credo? Perché se dopo questo peregrinaggio terreno non c'è nulla, cambia il modo di stare al mondo, cambia il modo di amare, di lavorare, di costruire la famiglia, di riposare, di concepire i beni, di usare i soldi, di costruire la giustizia, di cercare la pace, di condividere il bisogno degli ultimi. Chi? Per quale motivo? Quali sono le ragioni per cui uno, se non avesse questa prospettiva di vita definitiva, dovrebbe ogni mattina ricominciare, dopo la parentesi del sonno, ricominciare con energia e con gusto la vita? Perché taluni dei nostri ragazzi dovrebbero alzarsi alle 5:30 per andare a scuola? Come? Bisogna che il desiderio che ogni uomo ha nel cuore di vivere sempre, di durare sempre, bisogna che questo desiderio abbia risposta. Bisogna che il desiderio di durare oltre la morte abbia risposta. Ebbene, Gesù, come abbiamo inteso dall'Epistola, dove bisogna mantenere bene tutte le parole che ci sono state proclamate, Gesù che ora vive glorioso con il suo corpo piagato dentro la Trinità e dove ha già introdotto anche la sua carissima madre nel suo vero corpo, Gesù risorto è la garanzia della nostra risurrezione. Ma è molto importante capire qual è la strada attraverso la quale noi possiamo credere ragionevolmente come uomini del nostro tempo, non come gente che crede in un mito, in una favola, alla risurrezione. Questa strada è la seconda parola della supplica, è l'amore. Perché già l'Antico Testamento ci diceva che l'amore è più forte della morte. Già l'esperienza di taluni scrittori più avveduti dicevano questa grande verità. Ma basta pensare al rapporto che noi abbiamo con i nostri cari che ci hanno preceduti all'altra riva, basta pensare a questo rapporto di amore con loro per intuire che non è possibile che tutto finisca. Allora dobbiamo tenere insieme queste quattro grandi parole molto importanti e belle dell'Apostolo. Gesù morì per i nostri peccati, pieno di amore per noi, innocente, l'unico che poteva non morire, si lasciò inchiodare al palo ignominioso della croce per perdonare i nostri peccati. Poi, secondo, fu sepolto. È molto importante questo, perché queste parole sono il primissimo atto di fede della comunità primitiva in Gesù. Paolo le riprende in questa lettera, ma in quattro parole è descritto tutto l'avvenimento per cui noi siamo qui questa mattina. Da tutti i nostri stupendi paesi siamo convenuti in questo santuario che è il cuore di tutto il decanato. Fu sepolto, cioè era veramente morto, era morto a tal punto che fu sepolto. Non è una storia inventata dagli apostoli, è risorto, ecco il terzo verbo, e apparve a Cefa, ai dodici, e poi Paolo fa tutto l'elenco, a più di 500 fratelli in una sola volta, e poi agli apostoli, poi alla fine a me, che ero il peggio di tutti, ero come un aborto, perché
avevo addirittura perseguitato accanitamente i suoi. Morì, fu sepolto, risuscitò e risorto. Il cuore della nostra fede sta qui. Ma poi c'è una seconda frase della supplica che voglio sottolineare. Vergine Santa, che mescolasti le tue lacrime al sangue del figlio tuo. Qui passiamo dall'amore di Gesù che dona la vita all'amore di Maria che lo accompagna questo figlio misterioso, prima di tutto accogliendolo nel suo grembo di donna, partorendolo, facendolo crescere con l'amato Giuseppe e stando ritta sotto la croce, attendendolo risorto con gli apostoli nel cenacolo, per poi accompagnare gli apostoli in un primo tempo spaventati, accompagnarli nell'avventura bellissima della testimonianza della fede che gli apostoli hanno dato andando in tutte le direzioni ad annunciare questa che è la notizia più potente e più bella che possa ancora oggi essere data agli uomini. L'amore di Gesù, l'amore di Maria, e si capisce bene il miracolo delle lacrime che hanno fatto nascere questo santuario che subito il grande San Carlo volle perché intuì il carattere di grande dono che sarebbe stato per tutta questa terra, che aveva questo compito storico fondamentale di far vedere la bellezza del cattolicesimo anche di fronte al sopravanzare di quella che fu l'eresia protestante. San Carlo lo capì e volle qui creare un baluardo da cui non solo si difendesse la fede, ma soprattutto si propagasse la fede autentica come i vostri padri e i padri dei vostri padri hanno fatto. Ecco allora che queste due espressioni della supplica ci aiutano a capire la parola di Dio che oggi abbiamo detto. Il cuore della nostra vita è Gesù morto, sepolto, risorto, apparso, che continua a stare in mezzo a noi per il dono dello Spirito Santo di cui ci ha parlato il Santo Evangelo, il quale si esprime in maniera potente nell'Eucaristia che ora celebreremo e che però poi porteremo nella nostra vita, perché la nostra vita deve assumere questo aspetto eucaristico. Il nostro non è un rito che nasce in chiesa e muore in chiesa. Il nostro è un rito che nasce dalla vita, perché Gesù è nello stesso tempo il sacerdote che celebra il rito, la vittima e l'altare. E quindi il suo rito è il dono della sua vita. E anche noi, uscendo da questo bellissimo santuario, dobbiamo oggi incominciare a guardare la nostra vita di tutti i giorni in una maniera nuova, in questa prospettiva di dono, in questa prospettiva eucaristica. Allora, veniamo al punto conclusivo. Come Don Cesare ha detto, voi siete dei privilegiati. Voi vivete in una terra di straordinaria bellezza naturale. È una cosa, man mano che si... Che da Milano si affronta prima la strada del lago, poi si comincia lentamente a venire verso Porlezza e si ritrova qui il Ceresio e si vede la magnificenza della vostra flora, la bellezza del lago, gli alberi, e poi si entra qui, si vede l'arte, si percepisce la storia. Noi tutti ci rendiamo conto che sì,
vostri padri e i padri dei vostri padri hanno avuto vita molto dura, ma la vostra vita, pur essendo anch'essa piena di sacrifici, certo, non è più così dura. La vostra vita ha trovato, normalmente parlando, risorse per essere una vita buona. Avete una grande cura dell'istruzione dei vostri figli, è una cosa molto importante. Avete la possibilità del lavoro in Svizzera. Avete la possibilità anche di conoscervi ad uno e quindi di costruire una società civile piena di giustizia, di familiarità, di pace. Allora qui nasce una domanda. Cosa vogliono fare gli abitanti della Valsolda, della Cavagna, di Porlezza, del Corrido, di Traino? Cosa vogliono fare di questo grandissimo dono, di questo grandissimo dono che è la loro fede? Cosa vogliono fare di Gesù? Vogliono che Gesù c'entri con la loro vita di tutti i giorni, perché se non c'entra non serve a nulla. Oppure pensano di poter badare e bastare a se stessi? Pensano che il benessere da solo, pensano che la riuscita di carriera nella vita da sola, pensano che l'uso dei propri beni secondo le inclinazioni più istintive basti da solo, pensano che l'amore tra l'uomo e la donna non debba essere custodito nella fedeltà, nell'indissolubilità, nell'apertura alla vita. Pensano che sia possibile costruire una società giusta lasciando Dio da parte, e potremmo andare avanti. Io non credo, e sono contento di vedervi oggi numerosi. Io credo che voi siate radicati in questa fede dei vostri padri in maniera solida, e sono certo che la Madonna delle lacrime vi protegge ancora oggi. E quindi prendiamo sul serio questo grande anniversario, disponendoci un po' tutti a cambiare vita, come ci ha ricordato ancora nel libro degli Atti San Paolo, quando ci ha detto che il suo compito è stato soltanto quello di invitare tutti i suoi correligionari a convertirsi dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, per ottenere il perdono dei peccati e l'eredità. L'eredità è la vita eterna, ma la vita eterna non è solo al di là, è già qui. La vita eterna vissuta nella fede è già qui. La vita eterna, quando io dono la mia esistenza e la concepisco eucaristicamente, cioè come un rendimento di grazie per il dono avuto, è già qui. E come facciamo a capire che l'amore, che il dono che vince la sofferenza e la morte, che dà un senso anche alla prova, è l'anticipo della vita eterna? Come facciamo a capire che l'Eucaristia è già in germe la risurrezione? Basta fare questa considerazione con cui concludiamo questa nostra riflessione. Il tempo passa inesorabilmente. Salendo la strada che mi ha portato qui, in questa famiglia, andavo ai miei 18-19 anni, quando tutte le domeniche venivo da queste parti, e facevo il conto di quanti anni sono passati per me. Il tempo passa. Allora, se tu non doni la vita, se tu non la dai la vita, cosa succede? Succede che il tempo te la ruba, te la porta via, inesorabilmente te la porta via. Ecco perché il modo migliore di vivere è
quello di amare come Gesù ci ha amato, è quello di amare come la Madonna ci ha amati, è quello di amare coloro che ci sono stati affidati nella prossimità, a cominciare dai nostri cari, e per questo dobbiamo avere il coraggio di domandare perdono dei nostri peccati e di chiedere al Signore, attraverso l'intercessione di Maria Santissima, la grazia della conversione. I vostri sacerdoti, le comunità pastorali, il decanato, ho visto che vi siete preparati molto bene a questa festa e mi compiaccio, sono il luogo dei fratelli e delle sorelle in cui possiamo imparare a vivere così, possiamo imparare a vivere bene, allora saremo bravi cristiani e bravi cittadini, rispettosi di tutti, anche di quelli che non la pensano come noi, e testimoni che un cristiano autentico è anche un cittadino valoroso. Quindi chiediamo insieme ora, riprendendo la celebrazione eucaristica, alla Santa Vergine delle Lacrime, chiediamo il dono di cambiare un pochino subito. Questo vale per l'arcivescovo, vale per i sacerdoti, vale per tutti noi, perché chi non cambia subito non cambierà domani. Chiediamo di cuore, deponendo ai piedi di Maria tutte le gioie, tutti i dolori, tutte le prove che caratterizzano in questo tempo la nostra esistenza, certi che lei ci prenderà in braccio, come ha fatto con il cadavere del suo Gesù, nella speranza certa della risurrezione, che poi ha potuto toccare con mano, come anche noi toccheremo con mano dopo il passaggio nelle braccia del Padre nostro. Amen.